Buongiorno amici e amiche di F5 News, ben ritrovati con l'appuntamento delle 12 sul nostro canale YouTube, dal lunedì al venerdì un video approfondimento per parlare insieme della nostra Inter. Oggi ritroviamo con il nostro Mattia Todisco. Ciao Mattia. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora Mattia, oggi ci soffermiamo sul pacchetto di arretrato, la difesa dell'Inter, perché è in corso, se si vuol dire, no? Se lo vogliamo chiamare così, un restyling, anche se si partirà da alcune certezze, però è chiaro che complice l'addio di Milan Skriniar e il futuro incerto di Danilo D'Ambrosio, è chiaro che lì dietro non servono dei rinforzi. Partiamo dalle certezze, se vogliamo chiamarle così. Ieri c'è stato un blitz importante di Bastorello in sede, che no, ha confermato come il rinnovo di De Vrij ormai è definito, mancano pochissimi dettagli e l'annuncio è atteso nelle prossime ore. Dall'altro lato, lo ha detto anche Pastorello, il riscatto di Acerbi è scontato. A quanto pare non l'Inter verserà anche forse l'intera cifra pattuita in estate con la Lazio, 4 milioni di euro, al netto no, magari della cifra. Comunque sono due pedine fondamentali, perché Acerbi no, è stato poi il titolare inamovibile di Inzaghi, sia da centrale ma come anche braccetto sulla sinistra, e poi De Vrij comunque, quando è stato chiamato in caso, soprattutto nel 2023, ha sempre fornito grandissime prestazioni. Ma per Acerbi la cifra la devi per forza versare tutta, perché altrimenti non scatta l'opzione per il riscatto. Quindi è evidente, insomma, che se non si vuole passare da una trattativa estiva che può essere veramente lunga, estenuante, basata sul centesimo, devi versare questi 4 milioni. E di conseguenza, insomma, credo che sia comunque, al di là del fatto che poi certamente, insomma, è una cifra che per un giocatore di quell'età può essere considerata alta, però il giocatore si è meritato la conferma, perché onestamente ha fatto una grandissima stagione andando oltre ogni più rosea previsione. Per quel che riguarda De Vrij, sono anch'io convinto che sia giusto comunque rinnovare il contratto del giocatore, che viene da un'annata invece di alti e bassi, però insomma è stato in carriera anche con l'Inter il miglior difensore della Serie A. Credo che possa tornare ad esserlo, perché comunque è un giocatore che ancora ha tanta carriera davanti. E quindi, insomma, credo poi in un mercato comunque come quello dei difensori, dove ti ritrovi a spendere delle cifre spesso enormi per giocatori che onestamente non hanno il curriculum dell'olandese, credo che fosse giusto comunque andare a cercare di trattenere quantomeno quelli che già hanno dimostrato di poter essere da Inter. Per quel che riguarda D'Ambrosio, credo che sia anche lì una situazione soprattutto economica. Io dico la verità che comunque lo terrei. E poi andrei a prendere un altro giocatore in sostituzione di Skriniar, non per forza un titolare, perché a mio avviso Darmian ha dimostrato di essere assolutamente un giocatore all'altezza della situazione anche da titolare, e anche lui comunque è un giocatore comunque, che vuol dire, non è che ha 40 anni, insomma, peraltro lo puoi utilizzare in tanti ruoli, un giocatore di esperienza, è un giocatore assolutamente che io penso e spero possa fare il titolare la prossima stagione, prendendo poi magari un elemento comunque che può completare il reparto, perché comunque ti serve, visto che è andato via Skriniar. Credo che da questo punto di vista l'Inter stia lavorando su Bissek, che è E ora questo ne parliamo, sì, ora ragazzo del ne 2000, parliamo. che ha onestamente delle doti fisiche importanti. Io non ho avuto la fortuna ancora di vederlo giocare, ma 1,96 m, parliamo di un giocatore. Diciamo qualcosa proprio su Bissek, perché oggi no, è in programma un incontro con gli agenti. Parliamo di un classe 2000 tedesco, e lo potremo forse vedere all'opera all'Europeo Under 21, perché è stato convocato dalla Germania. Lui muove i primi passi, no, nel Colonia, anche stato il giocatore che ha esordito, diciamo il più giovane a esordire in maglia con il Colonia a 16 anni, poi tante esperienze in prestito e poi approdato all'Aarhus in Danimarca. Ricordavi bene tu, no, un difensore molto strutturato, parliamo di 196 centimetri, quindi sfiora i 2 metri, e ha fatto 5 gol nell'ultima stagione, considerando tutte le competizioni. Quindi comunque anche no, un giocatore che in qualche modo, no, può essere determinante anche in zona gol. Una curiosità, perché lui gioca sul centro sinistra anche se è destro, quindi in qualche modo potrebbe essere utilizzato in più posizioni. Però ecco, lui ha giocato nella difesa 3, Già a 3, tra l'altro, quindi esatto, ha è un giocato nella difesa 3. giocatore atletico nello specifico per quella che è la funzionalità
Esatto. perché chiaramente, insomma, avendo Sarebbe in qualche due modo il vice ali. bastoni, potrebbe essere il vice bastoni perché gioca Esatto. centro-sinistra, perché poi manca quella pedina lì, perché poi Acerbi si sposta lì, però ecco, se Acerbi e De Vrij si alternano al centro, c'è poi bisogno, no, del No, ma sostituto in allora io bastoni. credo che una delle chiavi della difesa interista sia la duttilità. Perché Esatto. poi se vai a vedere comunque sia Acerbi che Bastoni possono giocare sia al centro come a sinistra, De Vrij può giocare al centro come anche può giocare a destra. La Lazio addirittura ha giocato a destra anche una difesa a 4, anche se poi all'Inter praticamente non l'ha quasi mai fatto, insomma, pochissime, salvo pochissime eccezioni. Darmian gioca comunque in tutte e due le posizioni, a destra e a sinistra della difesa, e anche a destra e a sinistra del centrocampo, uguale ad Ambrosio. Per cui stiamo parlando di una difesa in cui veramente i giocatori sono intercambiabili tra di loro. Chiaramente lo scorso anno si era partiti con l'idea che in quella posizione dove gioca Bastoni dovesse giocare in alternativa Di Marco, E poi esploso. e poi diciamo che però Di Marco è esploso a sinistra a centrocampo, grazie devo dire anche a Roberto Mancini che lo ha convocato e lo ha fatto giocare in Nations League in quella posizione, quando onestamente all'Inter sembrava invece Inzaghi orientato a farlo giocare come terzo in difesa, e da lì però poi insomma, fece quelle due partite nazionali, in nazionale ottime, e anche nell'Inter è diventato inamovibile proprio in quella posizione lì. Per cui serve, adesso ti serve effettivamente un vice Bastoni. Anche poi ecco, Di Marco può essere anche una soluzione a partita in corso, da braccetto, come ha fatto, no, poi a Istanbul e la finale. Io credo che quando comunque tu hai una situazione in cui sei sotto e devi recuperare, è chiaro che quella resta un'alternativa, Esatto. e Inzaghi lo ha anche utilizzato, ma chiaramente quelle sono situazioni particolari in cui tu ti spingi tutto in avanti, ti tieni un terzo di difesa molto più offensivo, che poi Bastoni è anche un giocatore di grandi doti offensive, ma Di Marco è proprio un laterale, insomma, e quella è una situazione che ti rimane, però ti serve un giocatore più strutturato, che più o meno tra l'altro ha la stessa altezza di Bastoni, da poter utilizzare se Bastoni non c'è, e considerando anche che Acerbi è vero che ha giocato in quella posizione, lo ha fatto tra l'altro anche ieri con l'Italia, però devo dire che forse le prestazioni peggiori quest'anno, tra le poche non così convincenti, Le ha fatte su quella, le ha fatte in quella lì, zona lì. consideriamo che comunque in quella zona lì, rispetto alla posizione di centrale proprio della difesa a 3, e devi correre molto di più, soprattutto nell'idea di calcio di Inzaghi, da quella parte, se ti schierano da quella parte lì, devi correre molto di più, perché non è raro vedere Bastoni come Darmian arrivare sul fondo, e quindi serve un giocatore che abbia gamba e che magari, possiamo visto i 22-23 anni, possa avere comunque qualche cavallo in più da A esprimere. proposito, di duttilità, ci siamo scambiati proprio, no? Qui purtroppo il meteo non mi sta aiutando, quindi la connessione è quella che è. Mattia, però la sensazione, al netto non poi di quello che sarà il futuro di D'Ambrosio, perché è chiaro che bisogna ancora capire quale sarà il suo futuro, esce Skriniar, lo dobbiamo dire, di nuovo di Bastoni, comunque anche lì mancano veramente pochi dettagli, esatto. La sensazione comunque è che l'Inter, da un lato, sta in qualche modo cercando di capire se riuscirà a portare a Milano Bissek, dall'altra comunque c'è la volontà di puntare su un giocatore comunque d'esperienza. Ausilio è andato a Londra, ha incontrato il Chelsea e ha chiesto il prestito, no, di Koulibaly. Il Chelsea per il momento ha detto no, comunque è una trattativa che resta in piedi, in qualche modo l'Inter cercherà, no, di capire se ci sono margini. Comunque la sensazione è questa, magari profilo d'esperienza. Nome Koulibaly è un profilo giovane, Bissek, sempre su quella falsariga, no, dell'idea della dirigenza, esperienza, magari delle scommesse che poi come Bissek magari poi possono, no, risultare in qualche modo anche, no, in ottica mercato per il futuro, quindi giocatori che acquisti, diciamo, anticipando un po' la concorrenza, che poi, no, il loro valore aumenta durante gli anni. Sì, per Koulibaly diciamo anche questa cosa, cioè se già il Chelsea ti dirà sì al prestito di Lukaku, non è così semplice che lo faccia anche con Koulibaly. Peraltro stiamo parlando di un giocatore da cui poi dovresti andare, anche se i contatti con l'agente ci sono stati, per fargli ridurre l'ingaggio, cioè Koulibaly prende 9 milioni l'anno. Ora l'Inter già il massimo che dà, ma facendo un'eccezione, sono gli 8 che versa a Lukaku, gli altri sono tutti dai 6 in giù. Quindi insomma è un'operazione comunque molto Però complicata. tipo l'Inter ha trattato Nacho, quindi più o meno, quindi profilo d'esperienza. Allora, che vogliono prendere un giocatore d'esperienza, ha trattato anche Pavard, Esatto. voglio dire, cioè, o meglio, trattato, ha preso informazioni, poi trattative ancora no, mentre per Nacho la cosa era comunque già un pochettino più Avanzato. avanti.
era fatta Anche ancora. perché no, era in scadenza, quindi più facile. Esatto, Pavard in scadenza tra un anno. Però io ripeto, credo che tutto sommato, se vuoi tenere il profilo d'esperienza e considerato che devi fare un mercato a saldo zero, io onestamente ripeto, in quella situazione di campo lascerei la difesa così come ha finito la stagione, per quel che riguarda i titolari. Terrei D'Ambrosio, a quel punto hai già deciso di tenerlo, e puoi prendere appunto un giocatore, se effettivamente ci credi, puoi prendere un giocatore come Bissek, che considerato che comunque avendo una difesa a giocatori intercambiabili, se anche ti va male, nel momento in cui hai da sostituire Bastoni, sposti Acerbi a sinistra, metti lo stesso D'Ambrosio a sinistra, poi metti Darmian a sinistra e fai giocare, se vuoi, De Vrij a destra con chi rimane al centro. C'è tanto, hai tantissime soluzioni. Io farei un discorso di questo tipo perché comunque già adesso, tanto per dire, adesso noi oggi siamo concentrati sulla difesa, però a centrocampo già tra Frattesi e Milinkovic-Savic si sta andando non su quello che si pensa sia il giocatore più forte, ma su quello che in qualche modo a livello di formula e di ingaggio ti permette Più maggiori margini conveniente. manovra. Poi che Frattesi sia molto forte l'abbiamo visto anche ieri, però probabilmente per questioni anche fisiche in questo momento quello che manca all'Inter è più un Milinkovic-Savic che non un giocatore come Frattesi. Detto che se dovesse arrivare Frattesi sarebbe un'aggiunta molto molto importante. L'ho fatto vedere anche ieri. Comunque, dobbiamo dire che la clausola rescissoria di Bissek si aggirano attorno ai 7 milioni di euro. L'Inter ne ha incassati 5 dalla Salernitana, no, per Pirola, proprio nel concetto del far pareggiare, no, le entrate e le uscite. Quindi, in qualche modo, no, il tesoretto di Pirola in qualche modo potrebbe essere investito per Bissek. Comunque, cioè... Poi li hai messi per Acerbi, in realtà. esatto. Cioè, Quindi, sì, hai messo esattamente. Sì. 500.000 euro per mulattieri, che poi però se lo giri per Frattesi, bisogna vedere quanto viene valutato. È tutto un gioco di incastri Spero che che magari, ecco, i lasciamo riscatti, ai nostri dirigenti. i riscatti comunque sono la cosa più urgente. Si parla anche, no, di Bellanova, quindi magari quello può essere un discorso che si può riaprire, no, tra qualche settimana con il Cagliari, dopo appunto che magari, ecco, l'Inter non esercita il riscatto per provare un nuovo prestito. Però ecco, è chiaro che la difesa, come hai ricordato bene tu, e soprattutto l'attacco sono i reparti comunque dove sicuramente bisogna intervenire con più urgenza, anche se a quanto pare, no, l'Inter sta lavorando anche a centrocampo, soprattutto sul fronte Frattesi. Mattia, io ti ringrazio per aver partecipato con noi all'appuntamento di questa mattina. Forse ho perso Mattia. Eccoci qua, no, Ah, ci siamo. ci sei, no? È la Saluto connessione. tutti e speriamo che il meteo ci aiuti di più i prossimi giorni. Speriamo, e io invito tutti coloro che hanno seguito il video a dire voi cosa ne pensate di tutti i nomi e di tutte, no, le situazioni contrattuali, anche, no, di conferme di riscatto, se siete soddisfatti in qualche modo della strategia nerazzurra. Vi invito a seguire sempre il sito www.fcintonews.it, a scaricarmi l'alternativa app del sito per non perdere nessuna notizia, perché siamo entrati ormai nel pieno e nel vivo del calcio mercato. Noi ci rivediamo questo pomeriggio alle 19 in diretta con il nostro salotto, e non mi resta che lasciarvi con un calorosissimo sempre forza Inter.